Parte affari spenti, ma punta alle prime quattro posizioni a fine stagione la Canottieri Napoli, presentata nel Salone delle Feste del Circolo. Una squadra rinnovata, quella di Paolo Zizza, che punta sui giovani e qualche straniero capace di dare esperienza e peso in attacco. Il campionato quest'anno sicuramente sarà molto difficile, in quanto credo che dalla quinta posizione in poi c'è un equilibrio totale, per cui ogni partita veramente sarà sul filo della sirena, chiaramente riuscire a portare a casa un risultato, per cui dobbiamo farci trovare pronti e giocare partita dopo partita e vedere poi chiaramente in che condizioni saremo alla fine campionato. Presente l'assessore Chiara Marciani, che sui giovani e le universiadi ha precisato. È bello che ci sia questa passione per la pallanuoto ed è bello che questa squadra abbia valorizzato tanti giovani. Sicuramente in vista delle universiadi può essere importante valorizzare anche gli studenti universitari, che quindi potranno essere protagonisti, visto che ormai, come dire, è prossima questa scadenza importante per tutti noi, e quindi, come dire, potranno dare un valido contributo con il loro sforzo, coraggio e passione che mettono in questo sport. Il presidente del circolo, Achille Ventura, parla invece della stagione che verrà e degli obiettivi del sodalizio giallorosso. Oggi presentiamo alla stampa la nostra squadra che affronterà il campionato di E1 di pallanuoto. È una squadra in parte rinnovata. Voglio sottolineare che la Canottieri, nonostante il periodo di grande crisi che stanno attraversando tutti i circoli cittadini, con grossi problemi che è inutile rimarcare perché sono abbastanza noti, comunque ha preparato una squadra competitiva.